Professore Firenze, possiamo dire che i lavori sono stati effettuati e quindi completati dal punto di vista della separazione degli accessi in ospedale? Assolutamente sì, io credo che questa intervista vostra capiti a proposito anche per una logica di operazione verità, direi. Troppe notizie, troppe fake news, troppe notizie false e tendenziose che stanno allarmando fuori dal normale quella che è invece la realtà. Questa è una struttura che in pochi giorni, da quando io mi sono insediato, sono passati 15 giorni, ha completato già tutto il percorso in sicurezza per gli operatori sanitari e per i pazienti, ovviamente, sia per quanto riguarda l'area Covid, come vedete, sia per la normale area di emergenza, perché comunque la struttura rimane aperta a tutti, quindi bisogna dire ai cittadini con grande serietà e sincerità che la struttura è funzionante, eliminati tutte quelle che erano le commistioni esistenti, perché fa specie immaginare che un po' dal 18 marzo in poi si discuta sull'eventuale efficienza o meno di una struttura. Mi fa rabbia immaginare tutto quello che è avvenuto prima, in qualche modo, anche perché le decisioni di decidere quello che è stato fatto su Sciacca e ad Agrigento non certo le ho prese io, le hanno prese ovviamente altri. C'è un governo regionale e un'azienda sanitaria provinciale che ha fatto una conferenza con i sindaci del territorio e lì non c'è stato nessun sindaco che ha immaginato o ha pensato che questa non dovesse essere fatta. Quindi, siccome io arrivo in corso d'opera e salgo su un treno in corsa, io sono un esecutore ovviamente di scelte che non ho fatto io e di certo non potevo cambiare il treno in corsa. Questa è tutta l'area separata dal resto, con un'area svestizione e vestizione interna lì che permette la separazione anche a tutti i colleghi. Poi c'è la prima stanza di isolamento che abbiamo requisito, era la vecchia stanza della polizia che ho requisito. Questo è l'ascensore dedicato, ovviamente le porte emergenza Covid in terapia intensiva. E in quella stanza di isolamento abbiamo un box a pressione negativa nel caso i soggetti per esempio che debbono essere stabilizzati con patologie cardiovascolari e che non hanno il tempo di andare ad Agrigento e debbono comunque essere seguiti qui, e noi abbiamo fatto un percorso dedicato con una sala di emodinamica separata in termini di reazione per le urgenze indifferibili che devono essere operate subito, non lo possiamo fare morire. Qui stiamo facendo altri due box di isolamento. Ecco, questo è un po' un modo anche per richiamare l'attenzione sul fatto che molta gente che magari avrebbe bisogno di venire in ospedale al momento, e ce ne accorgiamo perché oggi problemi per parcheggiare l'auto veramente non ne abbiamo avuti, preferisce non venire in ospedale. No, sì, questo è vero, ma non è vero soltanto a Sciacca, nel senso che comunque è vero in tutta Italia. I pronto soccorsi si sono svuotati, io che faccio il risk manager al Policlinico, anche lì abbiamo notato completamente lo svuotarsi di un'area di emergenza. Devo dire che negli ultimi giorni anche l'area di emergenza normale però si sta riempendo, nel senso che ahimè comunque ci sono le esigenze che le persone non possono più tralasciare e le persone stanno cominciando a riprendere certezza che questa struttura è una struttura seria e sicura. Ecco professore, lei parlava prima di fake news, è una fake news la voce sul possibile trasferimento dei malati di nefrologia, si è parlato anche di chirurgia, di medicina? È assolutamente una fake news, la nefrologia attiva, i dializzati arrivano normalmente, la cardiologia attiva, l'emodinamica è attiva, infatti non riusciamo a capire come notizie così possono in qualche modo essere raccolte e lanciate provocando allarme sociale. Lei ammetterà che magari un po' di allarme è scaturito dal fatto che il primo caso in provincia di Agrigento è stato qui, coinvolgendo anche un medico. Sì, il primo caso è avvenuto qui, l'ho saputo, l'ho letto anch'io sui giornali, ovviamente io sono venuto abbondantemente dopo e proprio per questo e per quella preoccupazione che ha interessato sia operatori ma anche la cittadinanza e tutto il territorio, ed è necessario ovviamente porre rimedio. Lei ci conferma che per gli interventi chirurgici, abbiamo visto una sua disposizione, si utilizzerà il Fratelli Parlapiano? Io ho il compito di occuparmi degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera per quanto riguarda ovviamente l'emergenza coronavirus. Capite benissimo che se domani mattina mi dovesse arrivare un'urgenza chirurgica Covid, io qui non posso entrare in sala operatoria, perché comunque a me questo non era stato dato. Noi abbiamo programmato qui i 16 più 16 posti di degenza, ma ovviamente in chirurgia noi non possiamo entrare perché il nostro complesso operatorio in questo momento è la terapia intensiva no Covid. Qui
stiamo lavorando in sicurezza, non ci possiamo permettere in termini di organizzazione di fare strutture che non potevano essere sicure. Quindi lei dice a parte posti letto, a parte ventilatori, ed è una notizia importante quella di ieri, sì, della... però dobbiamo tenere conto che c'è bisogno anche del personale. E quello noi in questo momento per le esigenze... Cocete diciamo col brodo che avete. In questo momento per le esigenze che abbiamo e per il tipo di accessi che abbiamo avuto, noi siamo assolutamente coperti. Certo, dovessero, speriamo di no, speriamo di avere una cosa, noi siamo pronti a trovare altre soluzioni. Tutte queste cose le direbbe ai famosi ispettori se dovessero presentarsi? Ma io non vedo l'ora, io l'ho detto, gli ispettori sono amici miei, se dovessero venire, tra l'altro come le riconfermo che io sono uno dei 5 esperti del Ministro, quindi come posso essere contro alle scelte o alle indicazioni che fa il Ministro della Salute se io sono parte dell'Osservatorio Nazionale Buone Pratiche? Sarebbe una follia, anzi.